La crisi di risultati del Milan continua anche in Europa. I rossoneri sono stati sconfitti in Champions League sul terreno del Malaga 1-0 con un gol nella ripresa di Joachim che aveva già sbagliato nel finire del primo tempo un calcio di rigore. È una sconfitta che potrebbe costare carissima all'allenatore Allegri, che era già stato messo in discussione più volte e che adesso è inseguito da numerosissime voci che vogliono altri candidati alla sua panchina. E prima di tutto Frank Rijkaard, attuale CT dell'Arabia Saudita, ma addirittura il mitico Marco Van Basten, che ora è allenatore dell'Ereven, e sono dati per candidati possibili alla sostituzione di Allegri. Però dall'Olanda queste voci vengono duramente smentite, non ci sarebbero stati contatti e dunque Allegri ancora una volta potrebbe essere riconfermato quantomeno fino a sabato prossimo, quando i rossoneri giocheranno contro il Genoa nell'anticipo di campionato. Una sfida cruciale e importante è che il Genoa ha cambiato da poco allenatore, ci sarà Del Neri a guidare la squadra rossoblu e dunque una difficoltà in più per Allegri. Per la verità, il Milan visto in Champions contro il Malaga non ha del tutto sfigurato, anzi la nuova impostazione tattica con la difesa a 3 e un centrocampo piuttosto munito ha messo al riparo il Milan da rischi particolari. Se si eccettua l'azione del gol di Joachim, i rossoneri hanno rischiato davvero pochissimo e anzi hanno prodotto poi nel finale, quando è entrato Pato a fare compagnia in prima linea a Pazzini, hanno avuto anche delle opportunità di pareggiare e devo dire che anche un po' di sfortuna ha perseguitato i rossoneri. Resta il fatto che la qualificazione alla seconda fase della Champions è decisamente in bilico, comanda il Malaga con 9 punti, addirittura 7 gol realizzati e 0 subiti, segue il Milan con 4 punti e lo Zenit di San Pietroburgo, che ha messo a segno la sua prima vittoria ieri sera e quindi è a quota 3. Sarà decisiva proprio il braccio di ferro, la sfida contro lo Zenit per la qualificazione alla seconda fase della Champions. Ma prima di tutto questo il Milan deve trovare un suo cammino, deve registrare il suo rendimento in campionato e Allegri, se rimane, è obbligato a farlo dalla partita con il Genoa, altrimenti per lui non ci sarà più spazio né tempo.